Tutto pronto per questa sera in Piazza Stazione per attendere il nuovo anno, inserito nella rassegna degli eventi firmata Destinazione Agrigento, festeggia la notte di Capodanno 2023 con Achille Lauro, la star internazionale con la sua identità inconfondibile, oggi dei personaggi più interessanti del panorama artistico italiano, e si esibirà questa sera con uno special DJ in Piazza Marconi. A condurre lo spettacolo, che comincerà alle ore 23, saranno lo speaker Riccardo Gazzi, giornalista della Sette Silvio Schembri. Si succederanno sul palco diversi artisti siciliani, come il cantautore agrigentino Lello Analfino, a seguire il Capodanno all'italiana con Pablo DJ. L'evento rientra nel vasto calendario di Destinazione Agrigento, cominciato lo scorso 8 dicembre. Tante le iniziative dedicate ad arte, cultura, sport, intrattenimento e svago per grandi e piccini, e proseguiranno fino al prossimo venerdì 6 gennaio. L'obiettivo è promuovere Agrigento non solo come città della Valle dei Templi, ma anche come luogo capace di ospitare grandi eventi, la serata di Capodanno e l'evento di punta. Per ciò che riguarda la circolazione stradale, sarà vietato parcheggiare in Piazza Marconi già a partire dalle ore 12 di questa mattinata, mentre dalle ore 20 verrà chiuso il traffico con divieto di transito fino a cessato bisogno. Per raggiungere il luogo dell'evento sarà possibile usufruire dei parcheggi di Piazzale Rossello, al Pruripiano di Via Empedocle, al Piazzale del Cimitero di Bonamorone, possibilità di parcheggio anche a Piano San Gregorio, da dove partiranno tre bus in navetta che faranno capolinea in Piazzale Ugo La Malfi. Il servizio bus in navetta avverrà ogni 10 minuti a partire dalle ore 20, con una pausa dalle 23:45 alle 0:15. Un progetto, quello di Destinazione Agrigento, nato dalla sinergia tra il Comune di Agrigento, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Assessorato Regionale al Turismo, il Ministero del Turismo e l'ENIT per la promozione della Costa del Mito, lanciata nell'aprile scorso alla BIT di Milano. Intanto sull'evento di questa sera abbiamo sentito il primo cittadino, Francesco Miccichè. Mancano poche ore e spero che sia un 31 fantastico, un Capodanno meraviglioso che voglio donare alla mia città, alla mia Agrigento, dico la mia, alla nostra, alla vostra Agrigento, Agrigento di tutti, e la doniamo anche a chi sta venendo da fuori e chi albergherà in questi giorni proprio nella nostra città e per l'evento anche, ma anche per scopi turistici. E come hai detto bene, ci saranno tanti artisti, artisti diciamo agrigentini, artisti siciliani, ma c'è anche poi la presenza di Achille Lauro dopo la mezzanotte. E si prevede un afflusso copioso di visitatori, si parla dalle 10 ai 12 mila frequentatori, visitatori, e dopo giorni e giorni di organizzazione abbiamo predisposto un piano di sicurezza, un piano anche sanitario, un piano della viabilità, abbiamo predisposto anche tanti parcheggi con l'utilizzo di bus e navetta. Questo è un augurio che faccio alla mia città. Io voglio augurare, anche colgo l'occasione, anche grazie a questo evento, voglio augurare un buon anno a tutti i miei concittadini. Spero che l'anno prossimo sia anche un anno più florido. Usciamo da 2 anni di pandemia. Io esco anche per quanto riguarda la mia attività da 2 anni di lavorare in silenzio nel buio di progettazione. Finalmente si iniziano già a vedere i primi frutti. Già mi sono arrivati i decreti di finanziamento, specialmente per la ristrutturazione del centro storico, per dei servizi che faremo in città e anche per delle infrastrutture che sorgeranno. Quindi spero che sia il 2023 sia foriero di grandissime novità.